Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Io sono Altair e oggi vi spiegherò e vi mostrerò come ottenere i nuovi 3 ed ultimi collezionabili su Nettuno. Se il video vi sarà d'aiuto e lo avrete trovato utile, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale così da potermi supportare. Ciao ragazzi ed eccoci qui, anche stavolta Budgie si è sbizzarrita e ha fatto delle meccaniche particolari e molto carine e io come sempre sono qui per spiegarvi come farle. Il primo collezionabile non ha niente di decisamente complicato poiché vi basterà inserire il seguente codice 68452731 e per inserirlo dovrete sparare ai bottoni sul muro. I bottoni partiranno con l'1 in alto a sinistra per finire con l'8 in basso a destra. Per il secondo collezionabile quello che dovrete soltanto fare è una corsa attraverso dei nodi Vex e dovrete essere soltanto veloci. Mentre per il terzo ed ultimo collezionabile, che a parer mio è il più bello, dovrete interagire con il cabinato e fare questo minigioco di sparare le bombe. Qui quello che conterà è essere veloci a sparare e per non fallire ogni tot di mine esplose vi comparirà un nodo Vex che se li sparerete vi allungherà il tempo che vedete in alto. Io quello che vi consiglio è di evitare mitragliette e cannoni portatili ma di usare un fucile da ricognizione così andrete sicuri e veloci nel vedere le mine e farle esplodere. Il video guida termina qui ragazzi e anche questa settimana Bungie ci ha dato delle meccaniche simpatiche e carine, spero che vi siano piaciute. Poi per il resto vi lascio qui come sempre il video di dove trovarli e io spero di esservi stato d'aiuto e nel caso in cui non abbiate capito qualcosa o non vi sia stato chiaro scrivetelo nei commenti e io vi aiuterò volentieri. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!
Hai già avuto modo di vedere la fattoria? È un bel posto. Era anche meglio prima dello scoppio delle ostilità, ma comunque...